45 minuti. Ho qui con me il giornalista Biagio Franza, vorrei chiedere un suo giudizio sui primi 45 minuti della partita Paganese Alfa Terna. Ma io ritengo che il risultato di 0-0 sia l'esatta fotografia di come sono andate le cose durante la prima frazione di gara. Una gara disputata a centrocampo, come certamente i telespettatori hanno avuto modo di ascoltare probabilmente anche dalla sua telecronaca, ma d'altra parte si vede molto lapalissianamente che le due squadre hanno rispettivo timore l'uno dell'altro. Sotto il profilo della quadratura tecnica e della caratura mi pare che si stiano affrontando due formazioni veramente all'altezza della situazione, ma il livello tecnico della categoria è quello che è, e certamente non fanno eccezione né la Paganese né la Libertas Alfa Terna. Insomma, questo 0-0 rispecchia fedelmente i primi 45 minuti? Io ritengo di sì, perché se si fa eccezione di quella bella deviazione del portiere Izzo dell'Alfa Terna, per il resto non mi pare che gli estremi difensori siano stati impegnati al punto tale da poter far così togliere questo risultato ad occhiali. Tutto si è risvolto appunto a centrocampo, dove per la verità si stanno anche dando battaglie. Va bene, ringraziamo il gentile intervento del giornalista Biagio Franza. Rientriamo in telecronaca diretta per questi secondi 45 minuti. Non ci sono state sostituzioni da entrambe le squadre, quindi Paganese ancora con Micera, 5, Esposito, Catapano, Califano, Perillo, Russo, Orlando, Gargiulo, Scala e Del Giudice. Alfa Terna con Izzo, Oro, Lanzieri, Dauria, Biancardi, Attardi, Oliva, Manzi, Santoro, Nocca e Mastrangelo. Speriamo che sia ritornata la calma anche sugli spalti, forse ci sono stati dei tafferugli. Vediamo che Micera è in possesso del pallone, pronto al rinvio. Esposito. Ma l'ultimo a toccare è proprio il terzino della Paganese. Lanzieri. A Manzi. Attardi al rinvio. 5. Un po' spigoloso lo scontro tra 5 e il numero 9 Santoro. Califano, nettamente il migliore della Paganese, Califano. Scala, 5, Esposito, ma è Biancardi a mettere il pallone in fallo laterale. Ancora Esposito con le mani. Catapano, ma copre il pallone Oliva, pallone che finisce sul fondo. Biancardi al rinvio. C'è ancora qualche battibecco qui in tribuna. Esposito, ma esce con sicurezza Izzo e a Brancare. Serve poi a Mastrangelo. Manzi commette fallo di mano il giocatore dell'Alfa Terna. Calcio di punizione quindi fuori della Paganese, battuto da Califano, che però poi lascia Perillo. Aspetta il piazzamento dei suoi Perillo, poi scodella in aria. Oro di testa a Mastrangelo. Rinvia in avanti, ma ancora la Paganese in possesso di palla con Perillo. Del Giudice indietro ad Russo,
Orlando di testa tende di far proseguire qualcuno dei suoi, non c'è nessuno, poi sparacchia in fallo laterale a Tardi. Un pallone che forse poteva controllare benissimo. Cinque. Esposito, batte il fallo laterale. La nostra telecronaca diretta purtroppo finisce qui. Da questo momento siamo stati vittime di una vile aggressione da parte di supporters nocerini e grazie soltanto all'opera incommiabile del cameraman di Teleagro, Mario Marra, e del giornalista Biagio Franza ne siamo usciti incolumi. Sabatino che vi parla, e il ringraziamento va a Biagio Franza e a Mario Marra, come faceva notare lo speaker Mimmo Russo, che solo grazie alla loro opera abbiamo potuto continuare queste riprese e farvi assistere alla gara che si è disputata ieri allo Stadio San Francesco fra Libertas Alfa Terna e Paganese. Ricordo che sono trascorsi appena 7 minuti dalla ripresa quando alcuni scalmanati si sono avventati contro la tribuna stampa dello stadio San Francesco di Nocera, hanno rotto qualche vetro e non hanno permesso più ai nostri tecnici di effettuare la ripresa. È solo grazie all'intervento degli amici di Teleagro che possiamo continuare. Infatti ancora la nostra telecamera è fissa a centrocampo, non riusciamo a distinguere i giocatori, intanto l'azione è ferma, c'è stato un fallo alla tre quarti di campo dell'area della Paganese ed è un il giocatore della Paganese che si accinge a battere questo calcio di punizione. Vi dicevo che siamo al settimo del secondo tempo, il risultato è ancorato sullo 0-0 iniziale. Vi ricordo le formazioni che non sono mutate nel corso dei secondi 45 minuti. La Paganese ha schierato Micera 5 d'Esposito, Catapano, Califano e Perillo, poi Russo, Orlando, Gargiulo, Scala e Del Giudice, mentre attacca la Paganese, il pallone perviene ad Esposito che sull'out destro cerca di scodellare al centro, interviene un giocatore della Libertas Alfa Terna a rinviare, poi ancora Esposito che cerca di portare un'offensiva ed è Califano adesso che cerca ancora di impostare. Ottimi gli interventi da parte del libero della Paganese, mentre vi ricordo che l'Alfa Terna si è schierata con Nizzoro e Lanzieri, Dauri a Biancardi a Tardi, Oliva, Manzi, Nocca, Santoro, Nocca e Mastrangelo. Ancora la Paganese in avanti quando siamo giunti all'ottavo della ripresa. Una partita abbastanza importante sia per la Paganese che
doveva difendere il primato in classifica, ma anche per la Libertas Alfaterna, che quest'anno ha disputato un ottimo campionato nella promozione di eccellenza. In classifica si è presentata a questo incontro con 15 punti e quindi praticamente naviga a centro classifica, e senza le due sconfitte immeritate a tavolino quest'oggi si trovava nelle zone alte della classifica, mentre la Paganese è pervenuta a questo incontro forte dei 4 punti di vantaggio sul Ponte Cagnano, 27 punti in classifica. Mentre osserviamo ancora la Paganese in possesso di palla, ora è la squadra della Libertas Alfaterna che con Biancardi manda in fallo laterale. La palla stazione nei pressi dell'area di rigore della Paganese. Vediamo che praticamente la gara si è spenta dopo un inizio veemente. La Paganese ovviamente cerca di mantenere il possesso di palla perché sta bene il risultato di parità forte dei suoi 4 punti di vantaggio in classifica. Poi anche per l'Alfaterna un risultato ad occhiali andrebbe bene, perché contro la capolista un punto fa sempre bene. Intanto vediamo che l'azione si sviluppa sulla fascia destra del fronte di attacco della squadra in maglia verde. Mentre continuano le discussioni della tribuna stampa, e vi ripeto, grazie all'intervento dell'amico e collega Biagio Franza e del tecnico Mario Marra, che la nostra truppa ne è uscita indenne. Intanto c'è un calcio di punizione che si appresta a battere la Paganese, il pallone è Catapano. Intanto siamo giunti al 12° della ripresa e il risultato è sempre fermo sullo 0-0. Vi ricordo che l'arbitro dell'incontro è il signor Corilli di Foggia. Si sente in sottofondo proprio la voce del giornalista Biagio Franza, che cerca di far da paciere, mentre appunto è stato battuto il calcio di punizione, libera la difesa della squadra di Gigi Fasolino, ma la Paganese sembra attestarsi al centro del campo e evitare i rischi proprio dell'offensiva da parte dei giocatori della Libertas Alfaterna. Intanto c'è un calcio di punizione che deve battere la squadra di Gigi Fasolino. Battuto in questo istante il calcio di punizione, si sviluppa un contropiede che è fermato da Califano, poi Esposito che spazza e il pallone che finisce in fallo laterale per la rimessa in gioco da parte dei giocatori di Gigi Fasolino. E Lanzieri che rimette con le mani,
poi Esposito interviene, il pallone che finisce ancora in fallo laterale. Si mette in gioco ancora con le mani, c'è il fischio del signor Torilli, calcio di punizione in favore della Paganese, 14 minuti di gioco nel corso della ripresa tra Libertà Salpaterna e Paganese, il risultato ve lo ricordo è sempre quello di 0-0. Battuto il calcio di punizione di Esposito e Califano, lo scambio con il giocatore della Paganese e poi Micera che rimette in gioco il pallone. Ora Paganese in avanti, sul filo del fallo laterale riesce la Paganese con Catapano a mettere al centro e poi c'è l'intervento del libero della Libertà Salpaterna che mette in calcio d'angolo. Stadio San Francesco di Nocera è stata anche lei coinvolta nel convulso finale del primo tempo da qualche oggetto che è arrivato in campo. Ecco, Aurora, dici cosa è successo ieri poi al termine del primo tempo, perché lo abbiamo sentito attraverso la trasmissione Due Ore di Sport che le cose non andavano per il verso giusto. Ma niente, in campo alla fine del primo tempo non era successo niente, vediamo solamente qualche punto di spazio, ma in campo niente. E alla, tra il primo e il secondo tempo, quando le squadre stavano rientrando in campo, quando non appena Ricciardi ha fatto l'ingresso sul terreno di gioco, i tifosi della Nocerina hanno cominciato ad inveire contro di lui, lanciando dei grossi oggetti, delle pietre molto grosse, poi ci hanno detto che erano delle pietre della ferrovia. E così hanno continuato per tutto il secondo tempo contro la nostra panchina, perché poi mi hanno fatto accomodare in panchina perché era pericoloso restare lì sul terreno di gioco. E poi niente, quando ha segnato la Paganese sono arrivati sotto la panchina addirittura dei vetri, delle bottiglie di vetro, una cosa molto scorretta diciamo da parte del pubblico. Ecco, torniamo al fatto tecnico della partita, il risultato di 1-1 ha rispecchiato l'andamento dell'incontro, cioè il pareggio è giusto? Certo, sicuramente, io mi trovo proprio a fare questa riflessione, è stata una partita molto aperta, contrariamente alle aspettative dove in genere la Paganese si trova sempre a giocare su terreni dove le squadre si chiudono, perché bene o male tengono presente della classifica di questa squadra, invece la Paganese ha giocato in maniera aperta, dando spazio e offrendo soprattutto anche un bel calcio, e quindi un risultato meritatissimo, il pareggio era proprio il risultato giusto. Ecco, noi l'abbiamo visto dal questa emittente, abbiamo visto il primo tempo e solo un intervento da parte di Izzo, mai è stato impegnato Micera, quindi la Paganese a questo punto poteva accontentarsi del pari, invece poi vedremo in seguito con il gol di Santoro che sarà un gol in contropiede, se non è proprio questa l'azione, ecco l'azione che si svolge in questo momento, l'azione di contropiede a Santoro tutto solo che può battere Micera, quindi praticamente la Paganese non si è accontentato del pareggio, ha cercato la vittoria ed è stata trafitta da questo gol di Santoro che infatti abbiamo visto. È stato un errore difensivo e quindi in questa azione di contropiede la Paganese si è portata in vantaggio. E poi dopodiché il mister Ricciardi, chiaramente non ha contentato il risultato, ha messo in campo un'altra punta, Vollaro, e quindi le cose sono un po' cambiate, la partita ha cambiato molto, la Paganese si è difesa e la Paganese ha attaccato, addirittura c'è stato un episodio curioso che vedremo tra poco
di Micera che su un calcio di punizione è andato in avanti credendo che mancassero solamente 2 minuti, mentre mancavano in effetti 15 minuti alla fine dell'incontro. Intanto siamo giunti al 23esimo del secondo tempo e l'Alfa Terna è passata in vantaggio grazie alla rete di Santoro. Mobilificio Salvati conosce la casa e sa che per renderla bella e confortevole occorrono le scelte giuste nell'arredarla. Il Mobilificio Salvati è a tua disposizione con le sue innumerevoli proposte, dal classico al moderno, con esperti e preventivi, esclusivista cucine Febal e Berloni. Inoltre l'esperienza trentennale e il suo vasto assortimento di prestigiose marche sempre convenienti fanno del Mobilificio Salvati il tuo arredatore di fiducia. E allora salvati dalle delusioni. Compra mobili salvati. Mobilificio Salvati, uscita autostrada A30, Castel San Giorgio, Salerno. Telefono 081 95 23 02. Entra nella nuova dimensione dell'auto. Seat Ibiza New Style, nuova nelle prestazioni, con gli eccezionali motori System Porsche. Anche con marmitta Catarina. Nuova nell'equipaggiamento. Anche con aria condizionata. Nuova nel design. Con la sua linea ancora più aerodinamica. Seat Ibiza New Style. La nuova dimensione. Regalati una Seat. Comode rate. Finanziamenti agevolati. Supervalutazione dell'usato. Solo da Autocampania. Concessionaria Seat. Vendita. Assistenza. Ricambi. Via Nazionale Pagani. Sabato 25 gennaio 18:30. Con Mobili Morrone, via Nazionale a Cava dei Tirreni, filiali a Monteforte Irpino. Mobili Morrone, un amore per la casa. Pellicceria Scintilla accende la tua vanità. Particolari inconfondibili, il prestigio che nasce da capi rigorosamente unici. Realizza il tuo sogno con Pellicceria Scintilla. Preziosità e creatività artigiana. Pelli altamente selezionate. Pagamenti personalizzati. Pellicceria Scintilla, a Nocera Superiore in via Nazionale 533. A Roma, via Nettunense, chilometro 33-460. Di vedere bene con Ottica De Vero. Istituto di contattologia specializzata per l'applicazione di tutti i tipi di lenti a contatto. Ottica De Vero, in Campania da una generazione al servizio dei tuoi occhi. Ottica De Vero è anche geodesia, microscopia, meteorologia, acustica. Ottica De Vero, a Nocera Inferiore in Piazza Guerritore. Tutta la gamma Opel a condizioni sempre vantaggiose. Una Opel Vectra con autoradio di serie può essere tua con un eccezionale finanziamento in 24 mesi senza interessi, o se preferisci puoi scegliere una sopravvalutazione del tuo usato. Opel Salcar, il tuo concessionario Opel a Salerno, Traversa Migliaro, San Leonardo, e a Nocera Inferiore Opel della Porta, via Isaia Gabola 10. Una casa non è fatta solo di pavimenti, pareti e soffitti. Quelle sono le stanze, ma per giungere ad un ambiente ben arredato e realizzato secondo lo stile che hai, hai bisogno di Sorrentino Gino,
il negozio di tendaggi e tappezzeria in via Maturo 30 a Pagani. Vieni a trovare Sorrentino Gino. Vieni a scoprire il suo interminabile assortimento di tende. Sono tutte soluzioni create pensando a te, ai colori e ai disegni che ti piacciono. Tendaggi e tappezzeria Sorrentino Gino, la scelta di qualità per la casa. Sorrentino Gino ti aspetta col suo vasto assortimento di tende in via Maturo 30 a Pagani Salerno. Tendaggi e tappezzeria Sorrentino Gino. Quando arredare diventa arte. Se avete deciso di installare o sostituire le porte di casa vostra, recatevi alla Lecofer in via Alcide De Gasperi 280, ex nazionale a Pagani, vicino all'ipermercato Standa. Vi troverete il vasto assortimento di porte in legno naturale e laccato ed inoltre personale esperto. Prendiamo la telecronaca dagli studi di Telenuova, ricordandovi che al 23esimo della ripresa la Libertà Salpaterna è passata in vantaggio con una rete di Santoro. Ora è la Paganese che attacca e cerca ovviamente di pervenire al pareggio. Sembra che sia tornata la calma sugli spalti, che quei facinorosi che hanno cercato di aggredire la nostra troupe si siano calmati da quando hanno visto che il giocatore della Libertà Salpaterna Santoro ha depositato il pallone nel sacco. Ora è ancora in avanti la squadra di Gigi Fasolino, mentre la Paganese con Perillo cerca di portarsi in avanti. Calcio di punizione in favore della Paganese quando mancano 20 minuti al termine e a questo punto la classifica, la Paganese rimane a 27 punti mentre la Libertas Alfaterna a 28, no a 27 a questo punto, perché la Paganese stava soccombendo per una rete a 0 mentre la Libertas Alfaterna si era portata a 17 punti. Ora il gioco è fermo. Ecco, allora ci sono stati tanti spezzettamenti, è dovuto all'agonismo che c'era in campo o l'arbitro che era abbastanza fiscale? No, direi che ci sono stati diversi interventi fallosi da parte di entrambe le squadre, quindi l'arbitro si vedeva costretto ad interrompere continuamente le azioni di gioco. Ecco, un arbitro abbastanza interessante questo Perillo di Foggia, il collega del giornale di Napoli Rocco Fimiani gli ha acchiappato un bel 7, vuol dire che ha tenuto in pugno molto bene la gara. C'è un calcio di punizione in favore della Libertas Alfaterna, le riprese non sono quelle più felici viste che la telecamera stava in posizione arretrata per evitare oggetti contundenti che volavano da quelle parti, quindi ci scusiamo con i nostri telespettatori per la non brillantezza delle immagini. Intanto c'è Esposito che rimette con le mani, cerca di servire Orlando sempre alle prese con lo stopper Biancardi. Ecco, un osso duro questo Biancardi su Orlando, Aurora. Eh sì, come al solito ormai tutte le squadre cercano di piazzare i loro uomini migliori sul bomber Orlando cercando di bloccarlo e in parte ieri ci sono quasi riusciti, diciamo. Ecco, vediamo ancora un'azione di contropiede della Libertà Salfaterna, il Paganese che
doveva attuare questo gioco è caduto nel tranello almeno fino alla rete e ha fatto giocare la squadra di Fasolini in contropiede mentre ha attaccato spropositatamente lei, quindi praticamente ha fatto il gioco dell'altra squadra. Qui c'è un fallaccio da parte di un giocatore della Paganese, sembra Catapano. Ancora quindi il gioco è fermo quando ci avviciniamo alla mezz'ora del gioco della ripresa, col risultato che è 1-0 per la rete messa a segno dal numero 9 Santoro. Al 23° della ripresa. Alfa Terna. Mentre ecco il guardialino si vede che chiama la sostituzione e Vollaro che si appresta ad entrare in campo al posto di Perillo. Quindi al 30° della ripresa la Paganese toglie Perillo e fa entrare Vollaro, ma contemporaneamente toglie anche Russo e fa entrare Cerino, quindi doppia sostituzione nelle file della Paganese. Al 30° della ripresa al posto di Perillo è entrato Vollaro, al posto di Russo Cerino. Il tecnico della Paganese Guglielmo Ricciardi mette in campo la terza punta e un'altra mezza punta, togliendo Russo e Perillo. Cerca il tutto per tutto per pervenire al pareggio, mentre ecco la squadra di Gigi Fasolino continua a macinare il gioco e a tenere sotto pressione la squadra della Paganese. Ancora una sgroppata sulla fascia destra da parte di Esposito che serve Catapano, questa volta il numero 4 della Paganese a subire il fallo. Pronto l'intervento del signor Perilli di Foggia e calcio di punizione in favore della Paganese a 14 minuti dal termine, 1-0 il risultato in favore dell'Alfa Terna, la rete al 23° della ripresa Santoro. Calcio di punizione, la Paganese che cerca di impensierire la difesa avversaria, ma Izzo fa buona guardia, blocca e rinvia. Ecco ora a 15 minuti dal termine il tecnico della Paganese Ricciardi ha mandato in campo Cerino e Vollaro al posto di Perillo e Russo, ha cercato il tutto e per tutto. Eh sì, infatti ha cercato il tutto e per tutto, anche perché ormai il risultato era quello che era, mancava pochissimo alla fine, per cui la manovra si è velocizzata maggiormente e credo che abbia fatto una mossa azzeccata a quel punto, anche se comunque in panchina lui aveva saputo dei risultati dove il Pottegagnano stava perdendo la Cavese, stava perdendo. Ecco un'altra cosa, io ho potuto notare sempre dalle immagini che ho visto, che mentre sugli spalti ci sono stati dei tafferugli, in campo i giocatori si sono comportati cavallerescamente. Ovviamente ci sono stati degli scontri duri maschi, però sempre ai limiti della lealtà sportiva, quindi vuol dire che i giocatori non hanno risentito del clima infuocato che stava all'esterno. Sì, ma assolutamente, contro questa società la Libertà Salfaterra non c'era assolutamente niente, forse vecchi rancori con Nocerino, infatti i tifosi che erano sugli spalti in tribuna erano i sostenitori proprio della Nocerina, che sono arrivati allo stadio proprio in tono provocatorio, per cui tra le due squadre in campo e tra le due società non c'era assolutamente niente. Si è sempre detto che i tifosi della Libertà Salfaterna sono quelli che la domenica vanno allo stadio in giacca e cravatta, quindi non potevano fare tutto quello che è successo ieri. Intanto c'è anche una sostituzione alla fede dell'Alfa Terna, al 78° è uscito il numero 3 Lanzieri ed è entrato Avallone, quindi anche
Gigi Fasolino ha portato una variazione al suo schema iniziale, togliendo Lanziere e mettendo Pagliuca. Dicevamo di questo pubblico della Libertà Salfaterna che va allo stadio in giacca e cravatta, quindi praticamente si comporta in modo abbastanza dignitoso. Intanto la Paganese continua ad attaccare alla ricerca del pareggio. Vollaro, d'assaggio della sua bravura, cercando di scardinare la difesa avversaria, e su Vollaro è stato commesso un fallo, quindi calcio di punizione che batte la Paganese sulla fascia sinistra. Con Ottica De Vero. Istituto di contattologia specializzata per l'applicazione di tutti i tipi di lenti a contatto. Ottica De Vero, in Campania da una generazione al servizio dei tuoi occhi. Ottica De Vero è anche geodesia, microscopia, meteorologia, acustica. Ottica De Vero, a Nocera Inferiore in Piazza Guerritore. Dieci minuti al termine dell'incontro, 1-0 il risultato per la Libertà Salfaterna, mentre c'è da battere un calcio di punizione, ma ancora un capannello di giocatori e in campo il medico sociale della Paganese Fernando Ferrara e il massaggiatore Iannicelli. Ovviamente il pubblico di Pagani ha ammutolito quando la zampata di Santoro ha portato in vantaggio la Libertà Salfaterna, poi di nuovo hanno cominciato a incitare la propria squadra, mentre vediamo che anche Micera si è portata nei pressi dell'area di rigore avversaria. È proprio questo l'episodio di cui ti parlavo prima. Micera si è portato in avanti perché credeva che mancassero soltanto 2 minuti alla fine. Invece ne mancano più di 8, circa 9 minuti al termine, quando la Paganese deve battere questo calcio di punizione. Il mister ha dovuto faticare tanto per fargli capire di ritornare in porta perché non voleva tornare indietro. Tutto è pronto per la battuta di questo calcio di punizione. Schierata la difesa della Libertà Salfaterna, l'arbitro si avvicina ai giocatori della Paganese, si allontana anche l'arbitro, parte il calcio di punizione dopo il fischio e la palla che sorvola la trasversale. Ancora una manciata di minuti per la Paganese per raggiungere il pari. In una giornata che ha visto tutte le inseguitrici della Paganese tenere una battuta del resto, dal Ponte Cagnano al Cavese al Poseidon, solo anche lo Scandone è uscito sconfitto da Vallo della Lucania, quindi solo il Gelbison Vallo e ha vinto, quindi praticamente il punto che la Paganese ha ottenuto a Nocera Inferiore ha fatto sì che servisse ad avanzare ancora in classifica, quindi da 27 a 28 a distaccare di 5 punti la coppia che segue, il Gelbison e il Ponte Cagnano, che seguono a 23, quindi a 12 partite dal termine, 5 punti di vantaggio, c'è solo da buttarlo questo campionato. Ancora Paganese
con Califano che avanza. Pronto, come puoi vedere dall'ingresso di Mollaro, la partita comunque ha cambiato tono perché sono in tre ad essere lì davanti e quindi l'Alfaterna non può far altro che difendersi. Ma l'Alfaterna aveva anche speso molto nel corso dei primi 45 minuti per arginare le falate offensive della Paganese, poi ha trovato il gol in contropiede e ovviamente ha arretrato molto il suo baricentro. La Paganese non poteva fare altro, ecco qui c'è stato Califano che ha perso un pallone e il contropiede era scattato da parte della Libertà Salfaterna, poi c'è stato il fallo dello stesso giocatore Nocerino e quindi dicevo che la Paganese non poteva fare altro che attaccare, visto che l'1-0, il 2-0 e il 3-0 è la stessa cosa, si perdono sempre due punti in classifica. Ancora Califano che abbandona le retrovie per portarsi in avanti, servizio per Esposito, ancora il numero 3 della Paganese che si lascia soffiare il pallone, buona l'intesa fra la difesa della Libertà Salfaterna, poi è Manzi sempre elegante che avanza e ancora un contropiede che è sventato da Micera in un primo momento, poi lo stesso Micera che ha dribblato il giocatore avversario e ha ceduto ai propri compagni, avanza poi la Paganese, cambia gioco a servire sull'alto sinistro e ancora un pallone perso banalmente dalla squadra della Paganese che poteva essere giocato in tutt'altro modo dal giocatore della Libertà Salfaterna. Siamo oramai a poco più di 5 minuti dal termine con la Paganese che cerca di rincorrere il risultato mentre la squadra di Nocera agisce in contropiede. In questa occasione pochi attimi fa è andata anche vicina al raddoppio, mentre è ora della Paganese che avanza, ancora un giocatore in maglia azzurra in possesso di palla, si gira, probabilmente sarà Catapano, visto che Catapano è quello che piroetta in campo, e poi c'è il fallo e probabilmente a questo calcio di punizione ci sarà poi il gol del pareggio. Eccoci, sta ancora una sostituzione al posto di Dauria. Questa è una sostituzione forzata perché anzi al posto di Attardi entra Cornetta a 5 minuti al termine. Uscire per forza dal campo portato via. Ecco, a proposito del gol, ieri in cronaca Paolo ha attribuito la rete a Orlando, a Orlando l'aveva attribuito dicendo che era il 14° gol di Orlando in campionato, poi si è visto che, ecco a tardi che esce dal campo, si è visto che è stata chiaramente un'autorete di Biancardi che ha sfortunatamente messo nella propria rete un pallone che era andato a rinocciare sul palo. Ed è proprio l'azione del gol, infatti parte Esposito, il tiro, la mischia e il gol, e l'arbitro che fa cenno che si deve ritornare a centrocampo, i tifosi della Paganese esultano per lo scampato pericolo. A 4 minuti dal termine la Paganese riagguanta il risultato e può continuare la rincorsa in questo campionato. Ecco, le riprese sono in questo modo, sono state effettuate dalla troupe di Teleagro che dobbiamo ringraziare, che ha salvato, letteralmente salvato i nostri ragazzi, anzi un ringraziamento particolare va al cameraman nostro di Telenuova che era Sassà Sorrentino e a Gerry Rossi,
e soprattutto al telecronista Mimmo Rosso, che molto bene si è comportato nel corso del primo tempo. Per i 5 minuti della ripresa ha fatto quello che ha potuto, poi gli hanno letteralmente strappato il microfono dalle mani dicendo che doveva abbandonare la telecronaca. Lui lo ha fatto, però noi, grazie all'intervento degli amici di Nocera, di Teleagro, siamo riusciti ad ottenere queste riprese che vi abbiamo mandato con il mio convento dallo studio, insieme ad Aurora Torre, che è stata testimone oculare allo stadio San Francesco di Nocera e ha visto come sono svolte le cose. Ovviamente gli ultimi 4 minuti non hanno più storia, la Paganese doveva ottenere il pareggio lo ha ottenuto a 4 minuti dal termine grazie ad un autorete di Biancardi, dopo che Santoro per la Libertas Alfaterna aveva portato in vantaggio la squadra di Nocera al 23esimo della ripresa. Questi sono sempre i commenti coloriti della tribuna stampa. Fa buono Giovanni! Più che della tribuna stampa, direi proprio del sostenitore presente in tribuna, perché avevano. Quindi c'è stata un'invasione. Sì, avevano rotto i vetri della tribuna stampa e avevano entrato in tribuna stampa, quindi erano presenti. Quindi a quel punto non poteva più operarsi questa distinzione tra tribuna stampa e pubblico. Ecco il triplice fischio del signor Perilli di Foggia. La partita si è conclusa sul risultato di 1-1. Le reti, ve le ricordo, Santoro al 23esimo della ripresa, la rete di Biancardi a 4 minuti dal termine. È tutto per Libertas Alfaterna Paganese, a risentirci nelle prossime partite. Sei un bastardo, Ricciardi! Su scemi e merda! Stupredino! Tutto tace, la casa addosso.